il nostro pane da Oscar, quello che, come abbiamo detto, i social hanno decretato, esatto, sui tuoi social, come il pane più votato, più da più Oscar, votato, che si, insomma, merita la statuetta. Tu pensa che la ciabatta, tra l'altro, è uno dei pani più conosciuti e di conseguenza replicati al mondo solo dopo la baguette. Vedi? In America spopola. Alfio, su, vieni qui, perché se non pane da Oscar devi star qui tu. Su, allora, tutti i libri di ricette, soprattutto americani, c'è sempre la ciabatta. E quindi è una nostro, un nostro orgoglio italiano. Un pane relativamente giovane, perché nasce dopo gli anni 50 in provincia di Rovigo, ma è un pane meraviglioso, quasi un passepartout. Si può mangiare da sola o anche farcita con i panini. Forse è per quello che è stato così votato. Bravo, e ecco, oggi facciamo una ricetta della ciabatta che abbiamo già replicato, ma è importante sapere perché ci sono tanti passaggi. Allora, è un pane ad alta idratazione. Cosa significa? Per ogni chilo di farina abbiamo in questo caso 800 grammi d'acqua più il nostro lievito madre, quindi c'è quasi pari peso acqua rispetto alla farina. Le farine che utilizzo sono due: 500 grammi di farina tipo 0, prendiamo una farina con una buona quantità di proteine, almeno 14 grammi, e 500 grammi di farina tipo 2, che quindi mantiene una leggerissima parte di fibra e il germe vivo del chicco. L'acqua totale sono 800 grammi, mettiamo 200 grammi di lievito madre e 2 grammi di lievito fresco di birra. Per chi non avesse il lievito madre, si può assolutamente replicare solo con lievito di birra. Metteremo 8 grammi di lievito fresco di birra e l'acqua la alzeremo a diciamo 850, aumenteremo 50 grammi di acqua, perché il lievito madre è comunque una parte liquida. Andiamo ad impastare. L'impasto naturalmente non riusciremo a finirlo in pochi minuti, perché è un processo che deve durare almeno una ventina di minuti, cioè l'acqua va fatta assorbire in maniera molto graduale. Vedi che io ne ho ancora avanzata un po', quindi impastiamo fino a quando abbiamo fatto assorbire la prima acqua, che sono circa 600-620 grammi d'acqua. Vai a casa così oggi, Alfio? Sì. Mia mamma è contenta. Ci credo, un figlio da Oscar, tutto d'oro. Scappano anche le galline. Se ti vedono così con la spada, sei comodo. Sei comodo vestito così. Sì, bello fresco. In questo caso io ho aggiunto il sale, 25 grammi, un po' di più del solito, perché abbiamo tantissima acqua e quindi più acqua c'è e più naturalmente dobbiamo dare la giusta salinità al nostro impasto. Quindi vedi, ho aggiunto... Vedi, hai ragione, piano piano l'acqua, esatto, sennò diventa tutto piano, bagnato. Piano piano, anzi, un altro trucco, un altro consiglio, a casa possiamo misurare l'acqua, usiamo un'acqua che abbia la temperatura di circa 10-11 gradi, quindi la mettiamo un po' in frigo e poi la misuriamo. Vedi che piano piano... Fredda, quindi. Sì, esatto, non 4 gradi, ma 10-11 gradi. Continuiamo ad impastare. Quando l'impasto si asciuga, andiamo ad aggiungere l'altra acqua. Ho proprio pensato a cucchiai. Cosa fare a casa, cosa scusami. Prego, vai pure, Alfio. Lo scardabagno. Lo scardabagno. Dai, carina, ridi. Lorenzo. Lady Oscar. Vedi, andiamo. Mettiti qua. Ecco, mettiti lì, Alfio, sennò non riesco a finire. Allora, continuiamo ad impastare e mano a mano è importante far assorbire l'acqua lentamente. Allora, la prima lievitazione dura circa 4 ore. Ma che cosa facciamo? Dopo un'ora, temperatura ambiente, dopo un'ora ci troveremo un impasto che è molto appiccicoso. È normale a casa, ci troveremo un impasto un po' sgranato e un po' appiccicoso. Allora, piccolo trucco per casa, prima piega di rinforzo, dopo un'ora. Io mi bagno le mani leggermente d'acqua e vado a dare le pieghe di rinforzo in dentro ciotola. Dentro la ciotola. Bravissima, girandola leggermente, spero si veda bene. Sì, guarda. Vedi che l'impasto è ancora appiccicoso e piano piano diventa più liscio. Eccolo qua. Perfetto. Lo lasciamo lì. Esatto, dopo un'altra ora, che vedi che inizia a inglobare ossigeno e soprattutto lievita, andiamo a dare un'altra piega di rinforzo, a questo caso... Però fuori dalla ciotola. Fuori dalla ciotola. Ti faccio vedere le due tecniche. Farina sul banco, lo facciamo scendere. Vedi che è molto liquido, ma ha una consistenza molto, molto plastica. Andiamo a piegarlo in due parti e andiamo a ricrearci, vedi che senza sgonfiarlo, andiamo a ricrearci un'altra palla. Ok? Ok. A questo punto, dopo la seconda ora, lo facciamo ancora lievitare senza toccarlo più per 2 ore. Ok. E lui, vedi che viene un impasto setoso, sembra seta, vedi? Molto liquido, una bolla d'acqua. Quindi in tutto ma molto lavorabile. È di... 4 ore. 4 ore. Quindi okay, 2 pieghe di rinforzo le prime 2 ore e le ultime 2 ore andiamo semplicemente okay, a lasciarlo in ciotola. Vedi che ha una consistenza che è lavorabile ma molto morbida. A questo punto andiamo a stenderlo con le mani sul tavolo.
schiacciandolo proprio e utilizzando abbondante farina. Vedi, qui dobbiamo proprio utilizzarla perché la caratteristica della ciabatta è essere bella infarinata. Andiamo a prepararci le nostre teglie e andiamo a crearci le nostre ciabatte. Vedi? Facendo semplicemente, in questo caso possiamo farle quadrate, rettangolari, come vogliamo, però le allunghiamo leggermente, andiamo a tagliarle della lunghezza desiderata. Queste sono anche delle ciabattine buonissime da utilizzare. Eccole qua. E, questo è importante, andiamo a rigirare, in questo caso, scaravoltare, diciamo, il nostro impasto, in questo modo. Prendo un'altra teglia, metto le altre. Giusto. Ma possono entrare tutte e due nel forno le teglie? Allora, brava, ottima domanda. Io consiglio di mettere una teglia per volta nel forno, l'altra che facciamo la facciamo riposare in frigorifero, semplicemente per rallentare la nostra lievitazione. Okay, a questo punto andiamo a schiacciarle leggermente con le dita, ad allargarle, e le facciamo lievitare coperte sempre da pellicola per circa 40 minuti a temperatura ambiente. Vedi che io le copro, ecco, questo lo togliamo, lo mettiamo qua. Questo lo metto perfetto qua. Sai, vedi che la loro, spada non può loro fare si gonfiano, riempiono i nostri buchi. Riempiono i buchi. E giusto, la cottura è facilissima perché andiamo a 240 gradi per circa 18 minuti. Forno statico. E vediamo come viene sto pane da Oscar. E adesso Oscar, queste... Senti che adesso questa io voglio tagliartela in mezzo perché la quantità d'acqua è direttamente proporzionale alle bolle del pane. È meraviglioso, un gran panino questo. Esatto, eh, guarda, te lo faccio vedere e la ciabatta proprio si taglia. Molto meglio degli Oscar che abbiamo visto obiettivamente. In questo modo, che... eh sì, guarda. E con questa politica corretta sono ormai guarda che meraviglia. Assurdi. Bah. Guarda che meraviglia. E questa è la quantità d'acqua all'interno dell'impasto che ci dà la possibilità, e le pieghe di rinforzo che ci danno la possibilità di avere queste occhiature molto marcate. E non riempiamo di niente, lo lasciamo questo, così. Questo è il pane oggi da Oscar. È il pane da Oscar, è puro. Pane da Oscar. Però naturalmente qui ci possiamo divertire. Non si può riempire, il pane da Oscar, devi solo guardarlo. Devi solo guardarlo, vabbè.